dare grande valore ai dati, cioè sapere che ogni volta che vengono ceduti in qualche modo, vengono scritti da qualche parte, anche banalmente su ChatGPT per chiedere di scrivere una mail un po' migliore, c'è qualcun altro che questi dati li prende e li usa a suo vantaggio e a volte li rivende a un potenziale nostro concorrente. Per cui, occhio, i dati hanno un grandissimo valore e mai come oggi ne hanno tanto. E allora sta cambiando perché ci sono le grandi piattaforme che si stanno portando via al mercato. Purtroppo sono lì, non si possono disinventare, per cui come tutte le invenzioni, per cui sono lì, bisogna dare quello che è, no, l'alternativa, come quelli che si ingegnano, come dire, no? Siamo esseri umani, lo facciamo di natura, per cui l'aspetto più importante che abbiamo come esseri umani è banalmente quello di essere esseri umani e quindi quella relazione che il digitale, quello online solo, non è in grado di fornire. I servizi che possono dare gli agenti immobiliari sono fisici e tornano quasi indietro a essere un grande valore e perché no? Unirsi, unirvi, come lo suggerisco anche ad altre associazioni, e provare magari a volte a pensare anche all'impossibile, smettere di dare i dati alle grandi piattaforme e così gli utenti sanno che se vogliono trovare certe cose le trovano solo sui siti internet, che quelli non ve li toglie nessuno. Sai, il mondo, non tanto il mondo immersivo, il mondo 3D che si è già visto, è quel mondo a basso costo, quindi la possibilità per tutti, con i dispositivi che abbiamo, di produrre video in 3D che possono essere riprodotti sui dispositivi in 3D. È un po' come quando, che adesso stanno arrivando, no, a basso costo, è un po' come quando una volta si faceva il sito web e non lo si faceva aggiornato per il mobile, per i telefoni. Ecco, dobbiamo pensare anche alla visione 3D che sarà sempre più diffusa.